La settimana del solstizio d'estate e dell'inizio dell'esame di maturità per gli studenti combacia con l'arrivo della prima ondata di calore della stagione. L'ATS Insubria suggerisce di consultare quotidianamente i bollettini forniti dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia, che consentono di individuare le condizioni climatiche a rischio per la salute, soprattutto per i soggetti più fragili, anziani, malati cronici, bambini anche molto piccoli e donne in gravidanza. Ricordiamo, chiariscono dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria, di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, di indossare abbigliamento leggero, rimanendo lontani da zone trafficate e preferendo l'ombra delle molte aree verdi presenti sul territorio. Richiamiamo anche l'attenzione, si precisa, alla protezione della pelle con creme solari ad alto fattore protettivo e alla corretta conservazione dei medicinali. La consultazione dei bollettini, commentano ancora dal Dipartimento, permette di programmare le attività domestiche, ricreative e lavorative senza compromettere il benessere personale. Il perdurare e il prolungarsi delle ondate di calore e i crescenti tassi di umidità possono creare infatti criticità anche nei giovani e in persone sane. Proprio sul fronte lavorativo, durante i periodi di caldo eccessivo sono stati registrati infortuni più frequenti, per questo si raccomanda nei giorni ad elevato rischio di ridurre l'attività lavorativa nelle ore più calde. Il Ministero della Salute, con il Piano Caldo 2023, si focalizza infine sulla corretta nutrizione e sul bere molto, almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Per garantire informazioni sull'emergenza caldo, ATS Insubria mette a disposizione per il territorio di Como il numero 031 37 04 21, attivo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:00.